Proseguono le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Corda, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto domenica pomeriggio. Una ricostruzione resa possibile anche grazie alle telecamere di videosorveglianza poste lungo il percorso fatto dalla BMW guidata da Gianni Pacello prima dell'impatto. Ebbene, sembra che prima di schiantarsi contro i quattro ragazzi, la BMW in soli 6 secondi avrebbe percorso 270 metri, raggiungendo una velocità di 137 km orari. Una velocità che sicuramente non consente di controllare l'auto, che purtroppo si è impennata per poi finire contro le vetrine del bar, toccando il cordolo della rotatoria posta quasi di fronte all'attività commerciale. Questa triste storia ha purtroppo dei retroscena che non possono far altro che provocare sdegno. Proprio nel giorno del dolore, oggi, del silenzio e soprattutto della riflessione, c'è qualcuno che si diverte a creare un falso profilo Facebook di Gianni Pacello, riproponendo battute e foto che feriscono ed offendono la memoria di questi quattro giovani morti e le loro famiglie. Un fatto vergognoso che speriamo sia subito sottoposto alle dovute verifiche da parte della Polizia Postale con provvedimenti esemplari. La speranza è che la pagina venga presto chiusa, perché in questo giorno davvero non si può accettare post con battute ed immagini come questi.